Milano Design Week 2019, Peugeot è presente qui in zona Tortona con un'installazione realizzata dal Peugeot Design Lab, quella divisione che si occupa di stile, di brand, non solo per Peugeot ma anche per tanti clienti esterni, anche al di fuori del mondo dell'auto. Tre sono le anteprime nazionali, sicuramente la più grande, la più evidente è il Leone Monumentale, una scultura alta oltre 5 metri, lunga oltre 12, che rappresenta Peugeot da diversi anni, oltre 160. È un'installazione che permette di declinare quello che è il concetto di transizione energetica, un elemento sulla bocca di tutti in questo periodo e che Peugeot vuole declinare attraverso diverse novità molto importanti. La prima di tutte sicuramente è un manifesto tecnologico che abbiamo esposto in occasione di diversi saloni internazionali che per la prima volta è in Italia. Parlo della Peugeot e-Legend Concept, un manifesto tecnologico di quello che sarà la mobilità del futuro secondo Peugeot. Un'auto connessa con il mondo esterno ma connessa anche con gli occupanti. Un'auto totalmente elettrica dotata di motori in grado di erogare complessivamente oltre 460 cavalli per prestazioni da vera supercar. Ma poi soprattutto il concetto di guida autonoma, declinato secondo il punto di vista di Peugeot senza mai rinnegare quello che è un elemento cruciale del proprio DNA, il piacere di guida. Altra protagonista in assoluta anteprima nazionale qui alla Milano Design Week 2019 nello spazio Peugeot è la nuovissima 208, un modello attesissimo anche nel nostro mercato che ha introdotto per la prima volta la scelta tra tre diverse alimentazioni, benzina, diesel e 100% elettrico, e rappresenta la concreta declinazione di quello che è il concetto di transizione energetica, dando grande libertà al cliente di scelta di quello che è l'alimentazione ideale in funzione dei propri spostamenti. Quelli che disegnano il futuro sanno che non sarà mai noioso e che il giorno più elettrizzante sarà sempre domani. Grazie. Peugeot.